La serie 9000 è l'elaboratore più sicuro che sia mai stato creato. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo, senza possibili eccezioni di sorta, a prova di errore e incapaci di sbagliare. Hal, malgrado il tuo immenso talento, ti senti mai frustrato dal fatto di dover dipendere da altri per svolgere le tue funzioni? Nemmeno minimamente. A me piace lavorare con la gente. Ho rapporti diretti ed interessanti con il dottor Poole e con il dottor Bowman. Le mie responsabilità coprono tutte le operazioni dell'astronave. Utilizzo le mie capacità nel modo più completo, il che io credo è il massimo che qualsiasi entità cosciente possa mai sperare di fare. Ah, questo ti aspettavi? Che indagasse, curiosasse o facesse domande? Mi ha tempestato dal principio alla fine. Ti rendi antipatico con quei tuoi tocchi geniali. Zitto, la signora Wilson è ancora qui. Non c'era ragione di raccontare quel fatto. Perché hai voluto mentire? Per forza! Ti sei mai preoccupato per un attimo di quelle che possono essere le reazioni di un'altra persona? Non sono un sentimentale, se è questo che vuoi. No, dire. Non volevo dire questo, ma non importa, nulla ha importanza. Eccetto che il signor Brandon si è divertito. Il signor Brandon ha avuto ospiti. Il signor Brandon ha trascorso una bella serata. Ebbene, la mia è stata bruttissima. Voglio scappare! Scappare! Ma non posso! Non posso fuggire! Devo uscire ed essere inseguito! Devo correre! Correre! Per strade senza fine! Voglio andare via! Voglio andare via! Ma con me corrono i fantasmi! I madri! I bambini! Non mi lasciano un momento! Sono sempre là! Sempre! 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 Soltanto quando uccida! Mi chiedi di essere calmo quando tutto il paese è sottosopra pronto a combattere? E quando i sudisti stanno per arrivare? Padre, dobbiamo combattere. Nessuno è mio nemico. Ma qualsiasi uomo uccida della gente innocente è mio nemico. Mio nemico mortale. Se dai ciò che hai al nemico, lascerai affamato l'amico. Io odio la guerra e non voglio morire. Anche se dovrò, non so se potrò uccidere. Ma io devo andare, se anche tutti gli altri lo fanno. E naturalmente vi considerate in grado di giudicare. Mi domando perché veniate immancabilmente a tutte le mie mostre se il mio lavoro non vi piace. Solo il dovere mi spinge a farlo. L'osservatore deve dargli il suo significato in una forma di comunione tra il suo intimo e l'opera d'arte. Di conseguenza ognuno vi vedrà una cosa diversa. In altre parole, voi non fate niente. Per coloro che non hanno occhi. Simon, lei è un plagiario e per giunta non sa perdere. Ed è cattivo, antipatico e voglio che ora se ne vada via. Howard, la fondazione farà un altro assegno e te lo manderà al tuo conservatorio. Grazie, signor Larry. Frederick. Howard, ho chiesto a Unice di restare con me per qualche giorno. Naturalmente in alloggi separati. Naturalmente. Siamo stati molto vicini in questi ultimi giorni e quindi pensiamo... Beh, sai che voglio dire. Siete la signora Kane, vero? Sì. Volete partire a mezzogiorno? Sì. E vostro marito non viene? No, perché? Curiosità, ma quanto siamo diversi. Vedete, io non me ne andrei da qui a mezzogiorno per tutto l'oro del mondo, perché sarà proprio uno spettacolo da vedere. Non vi piace mio marito? No. Perché? Per tante ragioni. Innanzitutto questo locale era sempre pieno quando c'era Frank Miller. E non sono soltanto io. Ci sono tante altre persone in questo paese che la pensano come me. Perdonatemi, signora, ma me l'avete chiesto voi. È in commissione, fra poco sarà qui. Non dimentichi ciò che gli deve dire. Eccesso di velocità, omissione di soccorso, maleducazione e poi i soldi là in piena faccia. C'è qualche altra cosetta che farei se non fossi una signora. Non è il momento di pensare al sesso, la faccia. Signor Shane, Miss Timberlake. Miss Timberlake? All'attacco. Miss Timberlake ha qualcosa da dirle. Ah, è gentile da parte vostra portarmi una camicia pulita in modo che io possa essere un po' più... un momento, aspettate, che scherzi sono? Ah, è solo una misura precauzionale. Lo so, ma è una camicia di forza! Ma voi non sapete che è un... Oh, signor sindaco, venga, come sono felice di vederla. Lei me la farà togliere, vero? Tutto a suo tempo. Mi trovi un avvocato, un qualsiasi avvocato. Io... Nessuno vuole difendermi. Ti prometto che tutti i tuoi diritti verranno protetti. Naturale, sa che le dico, è vergognoso. Ecco, lei è il miglior sindaco che io abbia mai conosciuto. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama? Bowen, duchessa Agatha Bowen. Oh no, sul serio. Un momento.
Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero? Quale intuito? Oh, che stupido a non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona. Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei. Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire.